Thousand Skies nasce dopo un lungo ascolto e riascolto di Taibeba, che era il mio primo album. Dopo aver riletto La Fiaba, avevo voglia di continuare questo tragitto che faceva l'isola volante. Dopo varie riflessioni sono arrivato a dedicare tutto quello che è questo album a quella che è la mia vita, quindi a mia figlia, a questo momento alla mia famiglia. Quindi ho scritto questa favola come se fosse un benvenuto al mondo per lei, quindi l'ho voluto pensare come un viaggio nel cosmo. Registrare con degli strumentisti, con dei musicisti e suonare anche degli strumenti per questo album, in differenza a Taibeba che era molto più concentrato su samples e sintetizzatori, è stata senza dubbio un'esperienza meravigliosa per me, perché mi ha fatto un po' tornare indietro a quella che sono le mie origini, cioè da sassofonista, quindi mi ha fatto tornare su molte strutture anche molto vicine al jazz. E la condivisione di certe esperienze con persone a me molto care, che sono i musicisti con cui hanno registrato il disco, è stata senza dubbio una grande rivelazione per me, perché abbiamo passato dei momenti molto intensi tutti insieme ed è stata una maniera di comunicare, cioè tramite la musica, più matura, diciamola. Sono molte più attitudini appunto alla soul music, al jazz music, quindi c'è diciamo meno ricerca su quello che poteva essere il worldwide, quindi prendere samples da tutte le parti del mondo per cercare di fare una cosa più africana, diciamo. E infatti per le samples mi sono concentrato sul suolo italiano. Ci sono molte samples che vengono dalla Sicilia, molte dalla Calabria. L'intro è una registrazione di De Martino, che era famosissimo antropologo italiano, che è un lamento, in verità si chiamano lamenti, di una vedova che era appena morto il marito. Nel funerale, sia negli Abruzzi che soprattutto nel sud Italia, si usava fare questi lamenti proprio, che sono un incrocio fra un canto e un rito, appunto con un pianto nel mezzo, e sono naturali queste cose qui. E sono incredibili, sono molto simili a quello che era il blues, come è nato il blues, perché sono lamenti nel campo di cotone, appunto, monotono, ogni tanto la nota, la famosa nota blues, no? È uguale, la stessa cosa nel lamento, quindi molto simile al gospel, molto simile al blues, ed è strettamente una cosa sia naturale che comunque nostra. Non è facile non essere colonialisti o essere colonialisti, appunto, perché è una linea talmente sottile che è più un giudizio personale quasi, anche perché dipende da tanto, dipende da come uno produce la musica, da come uno ci specula sopra la musica o se non ci specula, o se porta i soldi a veramente da chi gli ha preso le samples. Insomma, sono tanti discorsi da tenere in considerazione su questa cosa qua. Devo dire che è dalla storia del mondo che i popoli si spostano e creano nuove culture, mischiandosi fra loro, da sempre. E la musica ne è uno dei più grandi testimoni di questa cosa qua. Basta vedere tutti i generi che sono nati tra culture che si mischiavano, cioè da anche più moderni, si può parlare degli anni 90, vabbè, la jungle, comunque dai giamaicani che si trasferivano, ho visto a Londra le prime, da anche i tempi dei Clash, cioè. È una cosa che ha sempre portato del bene e ha sempre portato dell'innovazione, questa cosa qui. E secondo me è un ciclo senza fine, è una cosa che si continuerà sempre a girare. Oggi io la faccio in questa maniera, come tanti altri musicisti la fanno nella loro maniera. Poi arriva qualcuno magari e si offende perché ti dice hai fatto questo qui è exploitation, appunto. E lì appunto sta a dire il gusto, perché per me magari è più exploitation una persona che prende un coretto senza sapere quello che dice, che magari è un lamento di schiavitù o qualche cosa, lo tiene in loop e fa una canzone a discoteca facendoci anche dei soldi sopra del lucro, no? Una persona che porta i soldi che ha le edizioni delle cose che ha campionato, che cerca di portare un messaggio che sia comunque positivo, che cerchi di inventare della musica tra quello che gli piace di più fra le culture che conosce e che studia, penso che ci sia poco, capito, di colonialismo nel mezzo, però rimarrà sempre un punto di vista comunque questa cosa.